Ciao a tutti amici di Nerdcore.it, oggi sono qua a raccontarvi di un'esperienza che abbiamo avuto qualche giorno fa quando ci hanno invitato all'evento di presentazione di Magic Duels e dell'espansione Ombre su Innistrad. Oltre a averci fatto provare il gioco sia in versione mobile con i pad che il gioco vero e proprio, ci hanno anche rinchiuso dentro un escape room, una di quelle stanze in cui ci sono un sacco di indizi, un sacco di cose, bisogna riuscire a scoprire come uscire entro un'oretta. Ovviamente ce l'abbiamo fatta, anche con un po' di fortuna, perché urtando un mob abbiamo scoperto un nascondiglio segreto con delle chiavi, ma questo vabbè, lasciamo perdere. Dicevo, abbiamo vinto, quindi ci hanno premiato con questo starter pack, con questo pre-release pack, perdonatemi, di Ombre su Innistrad, in cui ci sono ovviamente un sacco di carte, e questa scatola misteriosa, che adesso apriamo insieme a voi perché siamo veramente curiosi di sapere cosa nasconde. Quindi cominciamo togliendo questa carta che è bella solida. Vediamo un po', vediamo se facciamo così. Ecco qua, abbiamo tolto la carta, c'è questa scatola, chissà cosa nasconde. Una scatola di carta. Ok, abbiamo un artbook, una specie di... Guardate che bello, questi disegni, introduzione. Ovviamente al gioco, così, e poi abbiamo, beh, direi che fa bella mostra di sé un bel intro pack, ovvero uno di quei pack, di quei mazzi già pronti con cui potete giocare, e con cui si può già giocare. Vediamo, c'è una bella carta, si chiama Cavaliere di, scusatemi, non leggo, Drogskull, bella tutta luminescente. Questo quindi è un mazzo già pronto con cui potete già giocare subito, diciamo, senza stare troppo a preoccuparvi. Mettiamo, lo possiamo anche lasciare così qui e vediamo cosa si nasconde in questo sacchettino. C'è una specie di pergamena, che ci spiega come ottenere delle monete per il gioco in versione mobile. Perfetto, lo mettiamo qua, non stiamo a spiegarvi troppo. E allora vediamo cosa c'è in questo simpatico sacchettino di Yuta. Non so cosa ci sia veramente. Ah, sono delle monete, sembrerebbero esserci. Un attimo incastrato. Me le metto qua, sono monete da 1 euro di quelle di cioccolata. Sono monete di cioccolata. Che sono invece di essere. Vediamo che Innistrad hanno gli euro e sono anche di cioccolata a quanto pare. Quindi li mettiamo qua. E adesso diamo anche un'occhiatina a cosa si nasconde dentro il pre-release pack, giusto così per dare un'occhiata. Vediamo un po'. Come vedete ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 mazzi e una carta speciale. In questo caso il Vescovo Trapassato. Simpaticissimo. Poi abbiamo anche un dado da 10. Sono tutto un dado da 20, perdonate, il classico dado da 20 da D&D. Ho fatto 16, ottimo. E niente, dunque, questo era il contenuto del pre-release pack di Insta. Adesso andiamo a aprirci con calma e ci facciamo un bel mazzo per farvi un mazzo. E questa invece era la scatola speciale con appunto l'intro pack e le monete. Quindi, da Lorenzo Fantoni, dal mondo di Magic e da Instrad, è tutto. Ciao ciao, alla prossima!